Allora, data la situazione attuale, vorrei ribadire un concetto di lavoro su di sé molto importante, che secondo me è attualissimo, perché in questo momento siamo pieni di paure. Siamo pieni di paure, paura della quarantena, paura di stare troppo da soli, paura di non poter vedere le persone che amiamo, paura di essere contagiati, si può dire, paura di che mi viene qualcosa, che ne so, mi viene mal di denti, però non posso andare dal dentista, o che mi rompo una gamba cadendo dalle scale e non posso andare all'ospedale. Ci sono tutta una serie di paure che abbiamo in questo momento che non sono da giudicare, sono effettivamente paure possibili, magari remote, però possibili. Possiamo prendere tutte le precauzioni, eccetera, eccetera, ma non è di questo che voglio parlare stamattina. Stamattina vorrei farti riflettere su un concetto, e cioè chi è che sta creando quella paura? Quella paura c'era già e in questo momento si è manifestata, oppure si è manifestata perché accade un evento esterno? Beh, allora, se guardiamo il mondo dal punto di vista terrestre, dal punto di vista di un terricolo medio, di un uomo medio, chiaramente c'è la paura esterna, c'è il pericolo esterno e quindi io provo paura, io provo un'emozione negativa. Per esempio, si deve stare in quarantena oppure c'è paura di essere contagiati e io per questa cosa esterna inizio a stare male. Non posso uscire di casa e quindi mi inizio ad innervosire, inizio a stare male perché c'è un evento esterno che in realtà mi fa paura. Ma proviamo a vederla da un altro punto di vista, il punto di vista per cui siamo noi a creare la nostra realtà. Sono io che creo il mondo perché, come spiego in modo molto semplice, se questa situazione la vedesse una zanzara o un cane, non avrebbe paura, giusto? Mica il cane ha paura di stare in quarantena, non ha un sistema nervoso per provare quel tipo di paura. Una zanzara non ha nemmeno un sistema nervoso, che io sappia non dovrebbe avere nemmeno un sistema nervoso, a quello che risulta a me. E quindi non può provare paura. Magari un cane può provare altre emozioni, emozioni più semplici, tipo può essere felice, a suo modo essere felice quando arriva il padrone, ma di certo non può provare paura di essere contagiato da un virus. Quindi questo ci dovrebbe far riflettere su un concetto, apparentemente semplice ma rivoluzionario, cioè che siamo noi a creare quella paura, siamo noi a creare quell'evento. Facciamo un altro esempio, prendiamo il caso di un barbone che ha un sistema nervoso, ma per esempio per un barbone la situazione attuale di quarantena non gli cambia la vita, prendo proprio la situazione della quarantena, non gli cambia la vita perché non cambia la sua vita, cioè non aveva una casa, quindi fondamentalmente continua a fare la sua vita, non sto giudicando il barbone, non voglio parlare, ma cerca di capire il concetto, non gli cambia la vita, te la cambia a te che hai un lavoro e quindi non puoi andare al lavoro, giusto? Non ti puoi spostare, non puoi vedere le persone attaccate, eccetera, eccetera, dal punto di vista di un senza tetto che purtroppo per lui non ha una casa, non ha magari delle persone da visitare quotidianamente, non ha un lavoro in cui recarsi, per lui non cambia niente. Siamo noi a crearci la realtà esterna. Ti voglio portare proprio su questo, cioè ti voglio portare sul fatto che creando noi il mondo, in realtà questa paura che c'è oggi, questa paura della quarantena, non è dovuta alla quarantena, ma è un'emozione interiore nostra. Le emozioni cristallizzate dentro di noi creano determinate paure perché ci sono delle persone che oggi non stanno avendo paura, non si stanno fermando, anche se hanno la stessa condizione esterna che hai tu, cioè devono stare in quarantena, devono stare con tutta una serie di circostanze. Ecco, questo è un concetto rivoluzionario, cioè non è in realtà l'esterno. Prova a vedere l'esterno non come una cosa che ti crea il dolore o ti crea la paura, ma il dolore crea l'esterno. È in realtà il dolore, l'emozione cristallizzata dentro di noi, che si è cristallizzata per anni e anni. Noi iniziamo ad avere dei traumi da quando siamo bambini, quindi in realtà dai 0 ai 2 anni abbiamo già una serie di emozioni cristallizzate che poi creano la realtà. Non sto giudicando le tue paure, non sto dicendo che non devi avere paura, ma prenditi la tua paura, prenditi le tue precauzioni e arrabbiati pure se vuoi stare arrabbiato. Non è un discorso per reprimere l'emozione, ma differente è il punto di vista con il quale vederle. Non è più la quarantena che mi fa stare male, ma sono io che causo la quarantena, in realtà, cioè il dolore della quarantena. Sono io che l'ho proiettato, sono io che ho proiettato questo dolore, perché ci sono delle emozioni dentro di me che evidentemente quando mi dicono tu non puoi fare questa cosa, non puoi fare questo, non puoi fare quest'altro, non puoi uscire, inizia il mio corpo emotivo, inizia a proiettare determinate paure. E in realtà l'esterno, se così lo possiamo chiamare, non è altro che un proiettore, un telo. È qualcosa che in realtà ci mostra quello che siamo. E questo è un punto di vista, secondo me, molto interessante. Invece che stare a vedere le cose esterne come ah, tu mi hai fatto male, ah, tu mi stai facendo paura, ah, io soffro perché c'è questa cosa, no, io inizio a vedere l'esterno come un mostratore
è una parola un po' inesatta, però secondo me fa capire bene il concetto, come un proiettore, come un mostratore, uso questa parola, di quello che abbiamo dentro. C'è qualcosa che mi mostra quello che ho dentro e cambia completamente il punto di vista con il quale guardare la realtà. Ogni volta che mi capita una cosa, semplicemente posso dargli la colpa del perché sto male, oppure posso prenderlo come mostratore, cioè posso dire: ah, grazie, tu mi stai mostrando una cosa che ho dentro, è interessante. Poi puoi stare incazzato, non sto dicendo che non devi arrabbiarti, arrabbia, dipende, fai quello che vuoi, ma è diverso il punto di vista. Cioè quella cosa, anche se sta facendo arrabbiare, ti sta contemporaneamente mostrando quello che sei. E infatti non è che, per quanto un'emozione ci può sembrare sbagliata, una situazione ci può sembrare sbagliata, quante altre situazioni sbagliate ci sono state nella tua vita? Ti è mai capitato che la tua ragazza ti ha lasciato, o il tuo ragazzo ti ha lasciato, sei stato male, che non ti volevi alzare dal letto e rifiutavi quella sensazione? Bene, quindi non è un problema della quarantena. Ci sono degli eventi della nostra vita che ci fanno stare talmente male, ci fanno soffrire talmente tanto che non vogliamo più che ci incazziamo, non vogliamo più alzarci dal letto. Questo è un altro esempio di mostratore. Non è in realtà il tuo ragazzo che ti ha fatto stare male, perché ci sono delle persone che vengono lasciate dal ragazzo e non stanno male. Anche dallo stesso ragazzo. Facciamo un esempio. Mettiamo il caso che la mia ragazza. Faccio la tua ragazza. Mettiamo il caso che la tua ragazza ti lascia, o il tuo ragazzo ti lascia. Bene, poi si mette con un'altra e lascia pure a quest'altra. Quindi lei viene lasciata, ma non sta male. Tu sei stata lasciata e stai male. Quindi anche lì sei tu che ti sei creata quella situazione. Lo stesso ragazzo, la stessa situazione, ha creato due reazioni completamente diverse. Questo concetto è rivoluzionario, perché il ragazzo in realtà, come la quarantena in questo momento, non fa altro che mostrarci quello che siamo dentro, non fa altro che mostrarci un'emozione che abbiamo dentro, che si è cristallizzata e che sta aspettando soltanto un evento, un mostratore che mostra quello che abbiamo dentro. Poi possiamo agire in modo terrestre, in modo meccanico, e quindi dire: ah, sei tu, sei uno stronzo, eccetera eccetera. Oppure possiamo vederlo come un mostratore, cioè come una persona che ci mostra, un evento che ci mostra quello che abbiamo dentro, ringraziare per questa cosa, non per forza ringraziare lui, non è che devi ringraziare la quarantena o devi ringraziare il virus o grazie virus, no, ringraziare perché sto vedendo questa cosa. E poi chiaramente prendere tutte le misure precauzionali, non ti sto dicendo come comportarti, quindi puoi prendere tutte le misure precauzionali, puoi non vedere più, nel caso del ragazzo puoi non vederlo più, o nel caso della ragazza puoi non vederla più, non sentirla più, non cambia questa cosa nella realtà, nella materia, ma cambia l'atteggiamento, cioè cambia il fatto che lui non è più la causa del mio dolore, ma è il mostratore del mio dolore che c'è già dentro e che stava aspettando soltanto un evento, che oggi è la quarantena, domani sarà il ragazzo, domani se la perderò il lavoro, è soltanto una scusa per vedere quello che c'è dentro e per quello che devi cambiare quello che c'è dentro per cambiare quello che c'è fuori. Non puoi cercare di cambiare, perché dopo la quarantena ci sarà un'altra cosa che ti causerà esattamente dolori come c'era prima. C'erano prima altri eventi che ti hanno fatto stare male, ma non è che la quarantena è l'unico evento che ti può far stare male. Ci sono sempre dei dolori. Cambia semplicemente il nostro atteggiamento. Quello che può cambiare è il nostro atteggiamento nei confronti di essi. E quindi non, per l'ultima volta, non vederli come la causa del nostro dolore, ma come il mostratore, il proiettore, la proiezione del nostro dolore. Non gli cambia la vita, cioè non è in realtà l'esterno. Prova a vedere l'esterno e in realtà l'esterno è dallo stesso ragazzo, se così lo possiamo chiamare, non è altro che delle ragazze o dei ragazzi che, mettiamo il caso, un proiettore, facciamo un esempio, un telo. Mettiamo il caso che la mia ragazza, faccio la tua ragazza, facciamo un esempio.